Amici di PES, ribenvenuti. Come detto, il weekend non ho potuto registrare, ma i video sono stati recuperati facendo doppio turno nella scorsa settimana. E quindi adesso ci ritroviamo a ricommentare l'ultima stagione in Inghilterra con il Millwall. Siamo a più 2 punti dal Manchester City, più 7 dal Chelsea. Quindi non bisogna assolutamente commettere errori. Andremo a incontrare 3 formazioni che hanno tutte e 3 bisogno assoluto di punti e quindi bisognerà stare molto ma molto 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 attenti. Mancano 3, 4, 5, 6 giornate alla fine. Quindi ragazzi, io ritengo che ci dobbiamo credere. Ci dobbiamo credere e questo è il mio primo posto, permettetemelo di dirvelo. Lo voglio ringraziare a tutti voi, che chi più, chi meno, chi ha voglia, chi non ha voglia, chi non è iscritto, eccetera, vuole seguire ancora questo gioco. È l'unico gioco di calcio che rimane da poter giocare e portare sul canale come carriera è questo qua, seppur vecchio, ma a me non me ne frega niente. Quindi un grazie di cuore davvero a tutti. Grazie di cuore alle grandi visualizzazioni che ho dedicato al video, ne arriveranno altri di Wreckfest per i bambini meno fortunati, bambini che non stanno bene e bambini che hanno anche la fortuna di poter vedere anche un po' di macchinine, perché è giusto che sia così. I bambini sono sacri e io ho voluto regalargli questo piccolo video, spero che l'abbiano visto in tanti. Se anche non è così, non importa, mi fa piacere lo stesso. Ho preso quasi 50 visualizzazioni su quel video lì, ma ne arriveranno altri, non vi preoccupate. Quindi ragazzi, adesso bando alle ciance, si ricomincia, si parte, si viaggia. Complimenti alla nazionale femminile che ieri sera ha vinto l'oro, ieri a Luna ha vinto l'oro nella finale delle Olimpiadi di Parigi. Quindi tanti complimenti a queste fantastiche ragazze, davvero una squadra veramente, lo devo dire, veramente forte, dalla Igonu a tutte le altre, a Bosetti, tutte, veramente ragazze straordinarie e forti. E permettetemelo di dire, spendo 2 parole per quell'atleta della nazionale italiana che non c'è più, io vorrei dedicare questa medaglia d'oro a loro, la voglio dedicare a loro. E a lei e a tutte le donne che purtroppo non ci sono più. Io lo voglio sempre dire, purtroppo, per mano di gente che, secondo me, ve lo dico sinceramente, non merita di stare al mondo. Invece li mettiamo in galera e poi non si sa perché, dopo un po', li facciamo di nuovo uscire. Io questo veramente non lo capisco. Comunque, ragazzi, io non faccio giudice, non faccio l'avvocato, non faccio nessuna forza dell'ordine, non mi permetto di criticare l'operato, loro fanno rispettare la legge e secondo me non sono loro che sbagliano, ma è la legge che sbaglia. Tolta questa parentesi di inizio, di nuovo registramento con PES, ragazzi, togliamoci da questo inghippo e andiamo avanti. Allora, abbiamo dei giocatori che di Laver hanno chiesto sicuramente di metterlo fuori rosa, abbiamo Rose, ma abbiamo anche Martella che è molto portato, Sirus, io ci metterei qua. Abbiamo bisogno di vincere le partite, ragazzi, dobbiamo giocare con i migliori, quindi Ljajić, Beltrame, Graban, ragazzi, io lascerei in panchina un turno Graban, che ne dite? Anche in tribuna, proviamo. No, vero? Meglio portarlo almeno. Di Laver togliamolo assolutamente. Portiamo Georgev. Calvano lo mettiamo al posto di Makeda. Abbiamo bisogno di centrocampisti. Lingard, direi che per un turno può anche stare da parte. Se non che potremmo anche portarlo in panchina. Ma direi che a questo punto possiamo giocare sempre con i nostri terzini alti che fin qui ci hanno portato a raggiungere e superare di 2 punti il City, anche perché il City ha sbagliato diverse partite. Quindi ragazzi, io direi di andare con questa formazione, devo solo vedere questo e questo. Bene, possono giocare. Tomori mi sembra che sia più sinistro, però difatti, e lo spostiamo, lo mettiamo col suo piede. Ljajić può giocare sinistra-destra, McLean anche in mediana, Barreto può. Allora. Ah no, me lo dà così. Kelly può giocare sia a sinistra che a destra. Quindi
Ragazzi, andiamo in campo, si ricomincia, facciamo le maglie, lasciamole pure così. Notte, estate casuale, e raga, si parte. Meno 5 dopo questa. Chiaramente che se vinciamo questa, City pareggio perde, signori, la torta è quasi fatta, eh. La torta è quasi fatta, però, insomma, io ve l'ho già detto nei scorsi episodi, anche col Genoa lo dissi, io ho perso lo scudetto a 2 giornate dalla fine, col Torino, eh. Me lo ricorderò sempre, mamma mia. Bene, ragazzi, siamo al Teden, nella squadra dei Leoni d'Inghilterra, i più odiati, e si riparte. Buon lunedì tutti e si ricomincia. Marti, il calcio d'inizio, Barreto. La palla a Luan Perez, il tocco per Rose, l'affiancamento, riceve gli Aic. Ancora Beltrame, il pallone adesso subito a McLean che va a scorazzare verso Beltrame, arriva in area di rigore, Martin riesce, boh, avrebbe dovuto allargarsi leggermente, vicinissimo al gol il Millwall, e quindi andiamo a fare un linea laterale, vediamo cosa succede. McLean la va a alzare, il colpo di testa ce l'aveva lì, e il pallone alto sulla traversa Beltrame, mannaggia te, mannaggia. Bene, si ricomincia con Zoet, poi Decker, portare il pallone Adams, palla allargata per Liverimento, mamma mia che nome, pallone adesso viene subito pressato, attenzione a non far giocare Becker, ancora il lancio in avanti, gran colpo di testa di Luan Perez, raccoglie e rocca il pallone, lo rilancia in mezzo, lo lascia sfilare, Tomori! Cosa fa? Cosa ha combinato? Cosa hai combinato, Tomori? Non ci credo! Non ci credo, l'ha tirata nella nostra porta! Tomori! No, dobbiamo subito pareggiarla! Che errore! Ma che cazzo combini? Ma robe da matti, vabbè, andiamo avanti, McLean, la palla in mezzo, Martin! E c'è il pari! Meno male! Madonna Tomori, che cazzo fai? Ragazzi, vado a bere perché c'è una sete bestiale! Ma che cazzo combina? Ed eccomi, meno male ragazzi che abbiamo pareggiato subito il disastro di Tomori. Ma robe da matti, la prima volta che schiaccio e butta dentro la palla in 65 Master League che faccio. Vabbè, può capitare, pazienza, dai, è un gioco. Liveramento. Dobbiamo subito andare con gli Aic. La palla per Beltrame, il tocco centrale adesso che arriva dalle punte per McLean, la palla ci ha provato giustamente, ha visto il movimento e attenzione a Rodrigo, la palla verso Sinisterra, attenzione, pallone ribattuto, grande McLean, palla verso Jaic, la giostra bene, pallone alla sponda di Beltrame e poi ancora Martin che si può girare, il colpo sotto, niente da fare, recupera il Leeds, Zoet, se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo vincere tutte e sei, c'è niente da fare, poi non è detto, attenzione qua l'errore, attenzione all'errore, il tocco sotto, che errore il Leeds, doppietta di Martin, 2-0. Ma 2-1, scusate, mamma mia ragazzi, tanta tanta roba e tanta qualità questo ragazzo, eh! Mamma mia raga! Che errore il Leeds, guardate il portiere Zoet! Mamma mia, così alla cieca! E le paghi queste cose su questo gioco, le paghi!
Ora ricomincia Liz. Grande ovazione per il gioiello arrivato dal Bristol in scambio con Bradstreet. Ricorderete a gennaio, lancio in avanti, ancora Luan Perez, la mette lì, Beltrame, poi Gajic, Young, la palla Martin si allarga, McLean, giochiamo davvero bene, ancora Martin, Martin, entra in aria, tocco sotto Young, niente da fare, devastanti. E ricomincia ancora un altro gol per questo altro grande giocatore come Young. 3-1. Mamma mia, ragazzi. Avrebbe potuto farsi la tripletta, ma signori miei, siamo al 24esimo dopo aver stroncato il Liverpool 4-0 e un'altra grande vittoria con lo Sheffield. Con l'Arsenal sta per arrivare la quarta barra quinta vittoria di fila. Mai successo quest'anno. C'è stato un rivigorirsi, scusate l'italiano che è stupido il mio, ancora McLean, guardate quei terzini alti come si attacca bene con questo schema anche, Kelly, la mette lì, colpo di testa, Beltrame, mamma mia, e poi la palla che rimane ancora lì, Davidson, comunque Liz secondo me ha delle grosse cappelle in squadra, eh. Sarebbe un po' da rifare questa squadra qui, non è più come su PlayStation 3 agli inizi, me lo ricordo, 8 titoli di fila con questa squadra, ma era il Liz del 2000 e non so più cosa, tanti anni fa, 2008. Juan Perez, il pallone adesso era PlayStation 3 comunque, Jaic, bello il pallone adesso da questa parte, lo controlla, poi Rose prova a mettere in mezzo questo pallone, siamo al 33esimo, non dimentichiamo che c'è ancora i due Manchester da incontrare, penultima giornata al City e l'ultima allo United, incredibile, ma dobbiamo arrivarci col vantaggio di 2 punti a quello scontro diretto, anche di più. Ne avessimo 4 andrebbe ancora meglio. Attenzione. Barreto chiude. Siamo ormai al 36esimo di questo primo tempo che sta per andarsi a chiudere. Ancora Kelly arriva forte come un treno, ma travolge il giocatore del Leeds e l'arbitro lo ammonisce. Ma non lo so, eh. Sì, il braccio era largo, ci può stare, ma neanche poi così cattivo. Tomori, il pallone, palla in mezzo, la toglie Rose, la toglie anche l'altro nostro difensore. E adesso è Martin che può andare, Martin incrocia, guardate come incrocia bene, le fa lo spazio, Martin, ah! E poi Young, non si accorge della palla ribattuta. Arriva gli Aici, attenzione, non facciamoli rientrare in partita, vai Beltrame, attenzione, Luan Perez, il tiro di Rodrigo e Flecken la tiene lì, la mette giù con calma, Luan Perez, gli Aici, viene a dare una mano, sale, riceve Rose, ancora Rose, pallone lanciato in avanti. Siamo alla fine del primo tempo, ci sarà qualcosa di recupero, ma poca roba credo. Jajic, 2 minuti. Ancora Jajic che gioca meglio a centrocampo che in attacco. Livermore fermato da grandissimo Jajic che subito scodella la palla Rose. Il pallone adesso ancora verso Jajic che si è messo esterno. Arriva in area di rigore, un controllo, un tocco. E niente da fare, ma finirà qui il primo tempo. 2-3-1 per il Millwall. Alla grande proprio. Bene. Ragazzi, andiamo a fare un po' di cambi. Non mi sembrano così irresistibili. Ljajic fuori, entra Urren. Poi mettiamo... ma lasciamo così, magari togliamo Rose, mettiamo Martella, togliamo Kelly che è ammonito, evitiamo... disastri, però chi ci mettiamo? Mettiamo Tomori terzino, Kelly, niente, non possiamo cambiare. E allora niente, giochiamo così, andiamo veloci.
caldo bestiale. Pallone adesso rimesso in avanti ancora per Liz, fermati, e si ricomincia la rimessa laterale. Ancora Sinisterra fermato Beltrame, fallo di sfondamento ed è calcio di punizione per i bianchi d'Inghilterra. Marco Rocca va a metterla in mezzo, Flecken la tiene lì con calma e poi prova a darla via con le mani. Bella la girata qua, anche il cambio di gioco di Martella. Centrale c'è McLean, trequartista, si è messo così, va ancora McLean, arbitro, mamma mia, vabbè, va, lasciamo perdere. Tomori, ah, oggi non è tanto in quadro, vabbè. Barreto, bravissimo, Tomori, aia, vai Tomo, vai, attenzione in mezzo, il tiro, Flecken, poi Kelly la butta via, bello qui, ancora, il pallone è già stato bene, c'è una finta, riesce a farla bene, poi punta l'uomo, la mette lì, grande Young, martella, martella, mette in area di rigore, colpo di testa, oh! Beltrame, 4-1, grande azione, grandi finte per andare via Young a centrocampo, palla sulla fascia, cross ed è un 4-1 con Beltrame, bene. Questa partita è andata in cassaforte, quindi direi che tutto sommato va bene così per adesso. Mancano 5 gare alla fine, 15 punti. Non è allineamento, fermato ancora una volta da Hurrain, pallone toccato sotto, lo gira da questa parte, ancora il tocco bello in mezzo, pallone rigirato da questa parte, mamma mia, giochiamo bene ultimamente però. Palla ancora gettata in mezzo, attenzione, il pallone messo lì, mamma mia, perché poi colpo di testa, arriva anche Martin, niente da fare, c'è Zurich, suo l'errore che ha consentito il 2-1 e ha spianato le porte verso una grande vittoria ancora una volta con 4 reti per adesso del Millwall. Mamma mia, McLean, bravo, palla adesso, tocco indietro, dai e vai, palla in mezzo, ancora 67esimo, Livramento, Decker, forse si dice così, Mark Rocca, si pronuncia così, ancora Varela fermato con sfondamento, falli non cattivi, però qui ammoniscono a fiocchi, pallone messo in mezzo, bravo Tomori stavolta. Ancora McLean prova a uscire, c'è un altro fallo, si prosegue, attenzione a Leeds adesso, la palla, attenzione c'è una mischia, non riusciamo a toglierla, poi di prepotenza, Urrain, il pallone ancora McLean che sale bene, attenzione McLean, grande palla qua, ancora in mezzo, niente da fare. 74esimo, palla ancora girata da questa parte, bello il tocco sotto, ancora Beltrame, il controllo e c'è il 5-1, 5-1. Fin troppo facile, non vorrei che poi ce le fa pagare queste vittorie, speriamo di no.
Doppietta per lui, la prima con la maglia del Milan. Entra Diego Loriente, tengono in panchina questo per far giocare quell'altro. Mamma mia, che assurdo. Delle volte anche sto gioco, la CPU veramente fa delle formazioni, c'ha dei bei giocatori, li tiene in panchina, io non lo so. Struyck, non sono fenomeni, però sono buoni. Pallone in mezzo, attenzione. Si prova ancora a riandare, siamo ormai all'81esimo, Tomori. Stavolta spazza via. Però la forza della squadra è aver avuto la reazione da quell'erroraccio di Tomori. Qui c'è calcio di punizione. Si ricomincia con questo calcio di punizione, attenzione. Ancora Tomori. Ne esce fuori, ne esce Tomori, ne esce. Questi scontri incredibili. Rimessa sarà per il Leeds. La palla però adesso è rimessa lì. Ce la facciamo soffiare. Arriva Tomori, niente da fare. Poi c'è anche Kelly. Tomori, Tomori ne esce fuori. La riconquista. La riconquista. E vuole portarsi in avanti, attenzione, vediamo cosa ha in mente. Niente, c'è il calcio di punizione. Palla giostrata male dall'inizio, attenzione ancora, usciamo alla grande, martella. Poi 2 minuti di recupero. Tomori si può rilanciare, vorrebbe fare il gol, ma vedete come va su, ma niente da fare. Flatten, finisce così 5-1 dopo il ritorno con l'assenza di 2 giorni dalla master. Ragazzi, adesso classifica e ci salutiamo e ci si vede domani. Andiamo a vedere i risultati. Il Millwall vince, il Liverpool vince, attenzione, pareggia il Chelsea e il City ancora che perde, incredibile. Ma che crollo che ha fatto sta squadra. Che crollo ragazzi, attenzione perché adesso andiamo a più 5, più 5. Quarta o terza sconfitta di fila per il City, mai successo. E allora ragazzi, la prossima potrebbe essere non matematica ma quasi, perché mancano poi 5 partite, sono 15 punti. Se noi, se dico se lo sottolineo, dovessimo vincere il City, pareggio o perda, ragazzi, è quasi fatta. Incredibile, io non ci credo. Bene, 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 bene. Vedi che gli anni di dominio prima o poi li paghi, eh. Minchia, anche il Bournemouth schianta il City. E adesso andiamo a affrontare anche noi il Bournemouth. Incredibile. Vabbè. Bene, 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 andiamo a vederci velocemente, database, informazioni competizione, l'Italia, chi c'è davanti? La Juventus che ormai secondo me ha più 10, l'ha quasi matematicamente vinto. Poi l'Inter, il Napoli, gran campionato del Brescia, il Torino 38 punti, potrebbe essere salvo, il Pescara c'ha più 3 sull'Udinese e attenzione, ok? Va bene, Coppa Italia. La finale è Inter-Brescia, quindi un derby lombardo, e va bene così. Ragazzi, direi che per ora è tutto. Ciao e buona giornata.